Oltre 4.000 ingressi alla manifestazione, più di 70 gli artisti e gli autori coinvolti nei due fine settimana, 30 i talk con presentazioni ospitate, premiazioni, incontri e progetti con le scuole del comprensorio, vero fiore all'occhiello di questa nuova edizione. Numerose anche le interazioni con i post diffusi sui social, anche attraverso le dirette che hanno permesso di seguire a distanza gli incontri pubblici. Si archivia così l'edizione 2024 di Cortona Comics. I giovani sono stati coinvolti a partire dalla presentazione di Alfa con gli studenti, poi i corsi per bambini seguiti da Teresa Conte e Teresa Cherubini, per non parlare dello show di Pietro Ubaldi. Il capitolo premi con lo Yak d'oro dedicato al grande Benito Iacovitti a Fabio Celoni e con il premio Città di Cortona assegnato a Carmine di Giandomenico hanno dato spessore a tutta la manifestazione, coinvolgendo le tante persone presenti alle premiazioni. Anche quest'anno la Sala delle Autoproduzioni è stata un'importante vetrina per i giovani artisti e autori provenienti da tutto il paese. Assieme alla mostra di Celoni, Cortona Comics ha proposto quella di Elena Casagrande, Carmine di Giandomenico e Stefano Raffaele, a Palazzo Ferretti con Italians Do It Better e la rassegna al mic con le copertine che hanno contraddistinto la storia di Topolino. Per tutta la durata di Cortona Comics, un'area di Sant'Agostino è stata infine dedicata al mercato dei fumetti, dei gadget e all'area games, con l'attivazione di più di 300 sessioni di gioco e tantissimi giocatori coinvolti.